superare qualsiasi genere di ostacolo all'interno di un percorso, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante. Una disciplina metropolitana, il parkour, nata in Francia agli inizi degli anni Ottanta. I primi termini impiegati per descrivere questa forma di allenamento furono arte dello spostamento e percorso. Il parkour trae ispirazione dal metodo naturale di Georges Hébert, ufficiale di marina francese che nei primi anni del Novecento sviluppò un particolare metodo di allenamento per l'addestramento delle truppe, contraddistinto dal motto «essere forti per essere utili». Il passaggio da tale pratica di allenamento al parkour è dovuta a David Bell, figlio di un pompiere addestrato proprio con il metodo Hébert, che fin da giovane sperimenta percorsi e tracciati. Non esiste un ambiente specifico per l'allenamento di questa disciplina sportiva. La città, l'ambiente naturale, costituisce la palestra, il luogo di allenamento per i ragazzi che quotidianamente praticano questo sport. Ispirati dalla pellicola cinematografica Yamakasi, I nuovi samurai di Ariel Zeytoun, alcuni ragazzi aretini nel 2009 hanno creato il gruppo Parkour Arezzo. L'allenamento è una costante che non può mancare per migliorarsi in questa disciplina, per questo gli atleti si ritrovano con costanza sia d'inverno che d'estate. Chi pratica questa disciplina viene definito traceur, letteralmente in francese tracciatore, cioè colui che traccia il proprio percorso fino a raggiungere la propria destinazione nel modo più economico, veloce ed efficace possibile. Il parkour è proposto sia come disciplina che come stile di vita, un modo di pensare. Dopo l'inizio della pratica di questo sport si inizia ad analizzare tutto in un altro modo. Questa è una sorta di similitudine, di metafora anche con i problemi magari che uno può trovare nella vita. Problemi non solo fisici, ma anche magari delle paure, dei limiti. E noi quindi adattandoci e imparando a superare gli ostacoli, che sia un muretto, che sia una ringhiera, riusciamo ad avere molta più confidenza con noi stessi e affrontare anche quelle paure che ci si può trovare davanti nella vita, invece che magari evitarle o andare da un'altra parte.